Ciao a tutti da streamardware.com. Quest'oggi facciamo vedere l'unboxing della nuova Sapphire R9280X con il sistema di dissipazione VaporX, cioè quel sistema di dissipazione famoso della casa Sapphire, che sfrutta camere di vapore per il raffreddamento del chip della GPU. Come possiamo vedere dalla scatola, nella parte frontale abbiamo l'immagine di un cyborg con il logo della marca Sapphire. E con il sito web sotto indicato abbiamo due bollini che ci indicano che è presente in bundle un cavo HDMI da 1,8 metri e un bollino che ci indica che la scheda è overclockata di fabbrica, quindi ha frequenze maggiori rispetto alla soluzione reference. Abbiamo 3 GB di memoria GDDR5, sistema di dissipazione come abbiamo detto con la tecnologia VaporX e unita alla tecnologia 3X. Quindi dissipatore a tre ventole proprietario di Sapphire. Abbiamo il chip della GPU Graphic Core Next, quindi nuovi processori GPU AMD, tecnologia AMD iFinity e supporto all'HDMI. E qui un bollino che ci indica il supporto all'UEFI, che è ottimizzato per il Windows 8. Come vedremo, abbiamo il tastino per abilitare le funzioni sulla scheda. Nella parte posteriore, mettiamo un attimo a fuoco. Ok, a sinistra abbiamo un piccolo riassunto sulle caratteristiche della scheda con la presentazione della scheda stessa, con a fianco varie didascalie che ci spiegano le tecnologie adottate per questa scheda. Qui in basso abbiamo un bollino che ci indica che Sapphire utilizza solamente cartoni riciclati per le scatole dei suoi prodotti. Andiamo ad aprire la scatola. Ecco qui la scatola sottostante, il cartone esterno e vi mostriamo il bundle che accompagna questa scheda. Andiamo da parte la scheda. Ecco qui la scatola degli accessori. Troviamo un piccolo dépliant sui prodotti Sapphire, un piccolo manuale per installare la scheda. Due adattatori Molex 8 pin PCI Express, CD driver con sticker e un piccolo foglietto su alcune caratteristiche dell'azienda. Cavo crossfire e connettore crossfire per collegare più scanner in parallelo e il cavo HDMI da 1,8 metri. Adesso vi mostriamo la scheda. Ecco la scheda. Allora, come possiamo vedere, questa scheda presenta una cover in plastica in colore nero e blu e al suo interno troviamo 3 ventole a 90 mm che caratterizzano il nuovo sistema di dissipazione 3X della casa Sapphire. Queste ventole vanno a raffreddare il radiatore in alluminio sottostante, che è accompagnato da 5 heatpipes in rame non nichelate che trasmettono il calore dal chip della GPU al radiatore in alluminio. Nella parte superiore troviamo l'estensione del radiatore e la scritta VaporX che si illuminerà di blu quando la scheda è in funzione all'interno del nostro PC. Notiamo la presenza di due connettori 8 pin per l'alimentazione, questa placchetta in alluminio che rappresenta la camera di vapore che contiene il liquido a basso punto di ebollizione. Abbiamo il tasto per abilitare l'UEFI e inoltre due connettori crossfire. Giriamo la scheda. Allora, come possiamo vedere, il PCB della scheda si presenta in una colorazione nero opaco e si contraddistingue dai modelli precedenti della casa Sapphire
in quanto viene in questa colorazione, mentre precedentemente venivano commercializzate con un PCB di colore blu. Come possiamo vedere, il PCB è più corto rispetto alla lunghezza del dissipatore di circa 5 cm e data la sua lunghezza, che è abbastanza ragguardevole, dobbiamo stare attenti alle dimensioni del nostro case, in quanto la scheda potrebbe non entrare agevolmente, essendo molto lunga. Come possiamo vedere, non presenta nessun bollino di garanzia sulle viti posteriori, quindi possiamo cambiare pasta termica o dissipatore senza perdere la garanzia. Come uscite video, mettiamo a fuoco, abbiamo due DVI, una HDMI e una DisplayPort. E abbiamo qui dei fori di ventilazione per la scheda. Allora, per questo piccolo video unboxing è tutto di questa scheda Sapphire davvero interessante. Troverete la recensione completa, maggiori informazioni sulla scheda, foto dettagliate sul nostro portale a recensione completata, che verrà linkata anche sotto questo video. Per questo video quindi è tutto e vi rimandiamo al prossimo video unboxing. Ciao!